Ciao a tutti, oggi parliamo di ciclamino. È una pianta che va messa a dimora, in vaso o a terra, da fine autunno, inizio inverno. È una pianta a cui piace molto il freddo, quindi non abbiate paura di godervela nel vostro balcone o nel vostro giardino nel periodo freddo, che va da dicembre, gennaio, fino a primavera inoltrata. Andiamo a vedere come travasarla. Collochiamo il ciclamino all'interno di questo vaso di terracotta. Innanzitutto tutti i vasi hanno il foro di scarico dell'acqua sotto, quindi inizialmente va costruito anche con dei banali sassi, ciottoli, che se non li trovate si possono acquistare nei negozi specializzati. Si collocano sopra, esattamente sopra al foro. Perché questo? Perché non fanno passare all'interno, attraverso il buco, l'argilla espansa che andiamo a mettere sullo sfondo del vaso. Eccola qua, la rana media, quella che io preferisco, la andiamo a collocare. Questo permetterà un sistema di drenaggio all'acqua con cui andremo poi successivamente ad innaffiare il ciclamino. 4-5 cm di argilla espansa, non di più. Sopra l'argilla espansa andiamo a collocare, come sempre, un po' di terriccio, creando una base. Ricordiamoci che il ciclamino è una pianta acidofila, quindi va utilizzato un terriccio specifico per piante acidofile. In mancanza si può utilizzare l'universale, il terriccio universale, che poi magari verrà corretto con un concime specifico per piante acidofile. Dopo aver fatto una leggera pressione sulla base, vado a collocare la piantina. La piantina bisogna fare attenzione nel tirarla fuori dal vasetto con cui ci viene fornita dal vivaio. Essendo questa anche una varietà, questa è il Persicum, una varietà molto delicata di ciclamino, ma a me piace tantissimo perché fa i fiori più piccoli ma molto folti, la preferisco. Però è una pianta delicata, bisogna fare attenzione nel momento in cui si estrae dal vasetto. Bisogna prenderla qua, l'attaccatura della zolla. Prende il vasetto qua, fare molta pressione con le dita e contemporaneamente tirarla fuori in maniera delicata. Eccolo qua, venuta fuori con le sue belle radici. Adesso la mettiamo, la appoggiamo sulla base che noi abbiamo creato, sulla base di terriccio. Benissimo, la pianta è collocata. Andiamo a riempire completamente il vaso col terriccio, con altro terriccio. Va intorno. Qua. Facciamo un bel giro, mettiamo un bel po', una volta messa andiamo a fare un po' di pressione in modo che da dare stabilità alla pianta, da compattare il terriccio intorno alle radici. Se il terriccio scende di molto ne rimettiamo un altro pochettino. Qua. Eccolo qua, andiamo a fare un'altra piccola pressione, dopodiché la pianta è pronta. Eccolo qua, il vostro bel ciclamino. Se disponete di un vaso più grande potete mettere all'interno anche più piantine, come in questo caso io ne ho messe due. Questo è un vaso quadro di lato 20x20 cm, ci stanno comodamente. Dopodiché bisognerà innaffiare leggermente le piantine, cercando di evitare di bagnare il fogliame e i fiori. La innaffieremo intorno sul terriccio ogni 3-4 giorni. E la concimazione non va fatta subito, perché il terriccio utilizzato già fornisce abbastanza nutrimento per le piante, perlomeno nella prima fase. Dopodiché, dopo una ventina di giorni, un mese, potremo iniziare a concimare con del concime acidofilo. Si trovano in commercio i concimi liquidi che vanno diluiti in acqua e quindi poi dopo, quando innaffieremo, concimeremo allo stesso tempo. Semplice. Con lo stesso criterio le piantine possono essere messe a terra creando delle bellissime aiuole. E quindi non mi rimane che augurarvi buon divertimento. Ciao!